Ma ciao, ciao a tutti ragazzi! Allora, nuovo video. Stasera voglio provare dei prodottini che non ho mai provato prima. Tra cui questa maschera viso al limone di casa Mancarelli. Devo vedere anche come si utilizza perché non lo so, mai provata. Poi c'è questa maschera gel contorno occhi di Nature Up. E lo scrub, in realtà questo qua già l'ho utilizzato, questo scrub viso diverse volte e mi piace, ma comunque voglio prima scrubbare la pelle, prima di fare la maschera viso, contorno occhi e poi voglio utilizzare questo olio siero alla vitamina C, tutto mai utilizzato prima e quindi andiamo a provare tutto insieme. Vediamo innanzitutto come si fa questa maschera che è in polvere. E vediamo un attimo cosa ci va perché io non lo so. Allora, ragazzi, dice che praticamente per attivare questa maschera bisogna metterne uno o due cucchiaini, poi un cucchiaino di miele e dell'acqua minerale oppure del succo d'arancia. Io non ho succo d'arancia, ho succo di limone, ma non penso vada bene. E adesso vediamo che cosa ci devo mettere perché non so se in casa ho dell'acqua minerale visto che io non la bevo, quindi devo vedere un attimo che cosa metterci. Vediamo un po'. Raga, sono riuscita a trovare l'acqua minerale, anche se mi dispiaceva aprirla perché poi che cavolo se la beve. Comunque, proprio ha fatto l'effetto frizz mettendolo tutto insieme. Quindi ho messo acqua minerale, un cucchiaino di miele e la maschera. Praticamente adesso mi scrabbo un attimo il viso e poi vado ad applicarla. Vediamo un po'. In realtà si può aggiungere anche succo d'arancia, latte di mandorla, ma io non tenevo nulla di tutto ciò. Per fortuna avevo l'acqua minerale. Ma vedremo. Allora ragazzi, io adesso mi scrabbo il viso con questo qui che vi ho fatto vedere prima, ma ve lo faccio vedere pure aperto, però questo l'ho già utilizzato diverse volte, quindi vi posso dire che scrabba bene e mi piace tanto. Vediamo il resto. Ah, la maschera è una maschera veramente che sembra favolosa perché è antiossidante, riequilibrante, idratante, tutto ante. E vediamo se così è. Allora, raga, lo scrub, eccolo qua, che è veramente morbido e super burroso. L'ho fatto, mi sento già la pelle diversa, più luminosa, cioè già solo dallo scrub. Ma passiamo alla maschera adesso. Allora, raga, io inizio a metterla, poi vi faccio vedere. Perché con una mano non è che riesco a fare tanto. E la faccio vedere poi una volta che l'avrò applicata tutta col pennelluzzo. Allora, raga, maschera applicata. Io mi sento un capello sulla faccia, non riesco a capire dove. Maschera applicata, eccola qui. Quella, l'altra maschera che è contorno occhi, che sarebbe questa qui. La applico dopo, cioè non mandava ad applicare tutte e due insieme, quindi applico prima questa e poi l'altra. Qua mi sa che devo stenderla meglio. Sì, mi sa di sì. Ora procedo al risciacquo perché sono passati 10 minuti, va tenuta su 10 minutini. Allora, raga, maschera viso fatta, pelle liscia come quella di una bambina. La vedo anche un po' più chiara. Adesso passiamo alla maschera occhi, mai fatta prima come quella viso, quindi tutte queste novità, vediamo un po' come si applica. Allora, raga, questo qui ha le rogature a pompetta, però io vado sempre a metterlo prima sul pennellino, ovviamente pulito, e poi a applicarlo perché è bene non applicare le maschere con le mani per evitare di perdere gli attivi praticamente. Allora, applichiamolo col pennellino, pennelluzzo. Allora, raga, sembra tipo una crema, ma in realtà è una maschera che si tiene su, sgonfia gli occhiai, le borse, si tiene su 10-15 minuti. Vediamo un po', mio figlio sotto che chiacchiere, non sta zitta mai. Raga, pizzica. Ahia, se pizzica, mi pizzica un sacco. Non so se riuscivo a tenerla 10 minuti perché io sento proprio
lava, deve andare a fuoco, quindi vediamo se si attenua un attimo. Eccola qui, vediamo. Allora, raga, questa maschera contorno occhi ha un'azione drenante, illuminante, sgonfia le borse, gli occhiaie e tutto il resto appresso, ma anche la maschera viso era antiossidante, illuminante, riequilibrante, levigante. Poi dipende che tipo di attivatori ci andate a mettere dentro. Io per esempio ci ho messo il miele e l'acqua minerale, ma ci potevate mettere, come vi ho detto, succo d'arancia, aloe vera, insomma, a seconda dell'attivo va a avere poi una formulazione più attiva di un'altra, ma comunque è tutto con ante, sia la maschera viso che la maschera occhi. Allora, raga, dopo andrò ad applicare anche quest'altra novità mai utilizzata, vedete, praticamente in tonso, di acqua alla rosa damascena, un idrolato alla rosa damascena, e quindi, insomma, dopo la maschera e bla 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 vado ad applicare questo e poi dopo vado ad applicare il siero alla vitamina C. Poi vi dirò tutto quanto. Comunque, raga, mi sono resa conto solo dopo che era inutile lo scrub, perché quella maschera funge anche da scrub. Quando c'è mio figlio che vocifera sotto per tutto il video, non sta zitta mai. Comunque, perché mi sono accorta, in realtà c'era scritto vicino maschera scrub, però io non ci ho dato tanto peso, vi dico la verità. E perché, ripeto, sto testando tutte queste cose così. Questo video è fatto veramente così, venuto, come diceva, il cervellino in questo momento. E quando sono andata a toglierla, mi sono resa conto che stava scrubbando. Quindi avevo fatto già lo scrub sotto. Diciamo che la prossima volta non farò lo scrub, ma farò direttamente quella lì. La prossima volta voglio provare con il succo d'arancia. Io ovviamente nell'info box vi metto tutti i nomi di tutti i prodotti che sto utilizzando, ovviamente. Allora, raga, proprio un effetto liftante a mio avviso, quindi questo è perfetto anche questa maschera viso se avete, che ne so, una cena, dovete uscire, avete le occhiaie stanche. Mi è proprio piaciuto. Mi piace proprio l'effetto che fa. E devo dire che lascia la pelle anche molto 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 liscia e levigata, quindi super super promosso. Adesso vado a spruzzare invece questo qui, l'idrolato di rosa damascena. Ok, però rinfrescante, rinfrescante. Allora, proviamo questo antiossidante alla vitamina C. Eccolo qui. Vediamo insieme, che scade l'11 del 2021, quindi devo utilizzarlo. Per fortuna ho pensato di utilizzarlo, perché sennò alla fine scade. Quindi è un estratto con vitamina antiossidante, vitamina C. Ha le rogature a pompetta, vedete, scende goccia a goccia, quindi adesso lo vado ad applicare sul viso. Allora, raga, io ho applicato qualche goccia sul viso, guardate che meraviglia, cioè guardate che luminosità, idratazione, cioè mi piace un botto questo risultato, però io vi voglio aggiornare domani mattina, perché adesso è tardi, è sera, quindi io, avendo messo pure questo siero alla vitamina C che è oleoso e mi sono aiutata con l'idrolato, io di solito mi aiuto con l'acqua termale, spruzzo l'acqua termale e poi vado a distribuire bene con gli oli. Invece avevo messo l'idrolato e mi sono aiutata con l'idrolato, una pelle meravigliosa, ma vi voglio aggiornare domani mattina per capire quando mi alzerò come sarà il risultato dopo la notte della mia pelle. Io il siero l'ho applicato anche qui su dappertutto, su tutto il viso e il collo. A domani, ragazzuoli. Ora, raga, ha anche un'azione schiarente e antietà, e ovviamente a base oleosa, come dicevo. Infatti adesso formerò la mia routine serale, perché io i prodotti in olio preferisco utilizzarli di sera.
mi strucco e poi vado magari ad utilizzare questi prodotti in olio che mi faccio una specie di massaggio al viso ed è anche ottimo per i capillari, quindi adoro, adoro, adoro. A domani. Altro aggiornamento, perché ripeto, io sto vedendo tutto insieme a voi. In realtà si può utilizzare anche sotto il di giorno. Può essere messo qualche goccina nella crema viso o può essere utilizzato come base per il make-up. È ottimo, nonostante a base oleosa, è ottimo sia per una pelle grassa che per una pelle secca. Però ovviamente, perciò vi ho detto, vi aggiorno domani. Perché vi aggiorno domani? Perché questo prodotto adesso l'ho utilizzato, voglio vedere domani quando mi sveglio com'è, però vorrei utilizzarlo anche nella crema viso domani prima di truccarmi, quindi vi aggiorno il tutto e poi se riesco ve lo pubblico domani stesso questo video perché da un po' di giorni che non vi pubblico niente. Ciao! Ma buongiorno, buongiornissimo! Allora, raga, vi devo dire che mi è piaciuto un sacco. Stamattina mi sono svegliata, come potete vedere, vabbè, già passato un po' di tempo, mi sono svegliata adesso, con una pelle bella. Nonostante sono dei prodotti in olio, assolutamente la pelle non è unta. E adesso voglio fare un'altra prova. Ora mi laverò il viso con la mia solita mousse della Lidl. Io di solito ne faccio scorta e quella alla mandorla, magari dopo ve la faccio vedere, ma ve l'ho fatta vedere un sacco di volte. E voglio provare poi a mettere qualche goccina di quell'olio alla vitamina C insieme a questa crema viso che utilizzo da un po', che è una crema viso di World of Beauty. Quindi voglio provare a miscelarla a questa crema. Ero un po' indecisa su quale crema utilizzare, ho pensato di provarla con questa qui. Allora, raga, come contorno occhi ho utilizzato questo qui di Purobio, gel contorno occhi che non è particolarmente idratante. Però ho detto, poiché vado ad applicare comunque l'olietto all'interno della crema, non voglio appesantire troppo il tutto. La crema di World of Beauty è una crema di veloce assorbimento, veramente veloce assorbimento. Io ho messo 3 gocce. 3 di numero dell'antiossidante siero alla vitamina C, non ha cambiato per nulla, e dico per nulla, l'assorbimento della crema. Quindi si è assorbita comunque alla velocità della luce, come potete vedere, perché io l'ho appena applicata. E niente, raga, io devo dire che sono entusiasta di questi prodotti. È vero che sono le prime impressioni, poi ovviamente vi farò un video più specifico, però mi piaceva fare questa tipologia di video che in realtà non ho mai mai fatto, non ho mai mai portato sul mio canale. Quindi fatemi sapere se vi piace questo video. Allora, quando io parlo di prodotti novità, non è che intendo prodotti novità intesi come prodotti appena usciti, assolutamente no. Intendo prodotti novità per me, prodotti che io non ho mai utilizzato prima. Era questo il senso. Il nome dei prodotti ve lo lascio giù nell'info box. Non è una sponsorizzazione, sono tutti prodotti acquistati da me o che ho ricevuto in qualche box che ho acquistato sempre io. Alcuni sono della box natalizia. Ripeto, ma sempre acquistati da me, non sono sponsorizzazioni. Vi ho fatto vedere quello della Lidl, no, mi sa di non ve lo faccio vedere. Allora, raga, questo anche in condizioni pessime, infatti è finito, mi devo anche prendere un altro. Questa alla Lidl non lo trovate sempre, lo trovate una tantum. Io quando lo trovo faccio scorta, me ne prendo 2 o 3 per volta, perché è una mousse che costa poco, costa intorno ai 3 euro se non sbaglio, ma non ricordo perché un po' che non le compro. E deterge bene, non secca la pelle. Io che ho una pelle che si assorbe tutto perché è sempre molto 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 secca, necessita di un'idratazione pazzesca, sia la mia pelle che il mio contorno occhi. Devo dire che tutti questi prodotti che ho utilizzato, ribadisco, per la prima volta mi sono piaciuti tutti. Avevo avuto delle perplessità perché sentivo pizzicare il contorno occhi ieri sera e mi sono detto: bah, speriamo che non faccio guai. Che non... Invece, devono essere proprio gli attivi.
della maschera contorno occhi a far pizzicare, ma dopo pochi secondi passa. E quando poi voi la tenete su 10-15 minuti e l'andate a togliere, vedete proprio la pelle levigata e molto più distesa. Quindi super consigliata anche se avete qualche evento, se dovete uscire, se avete quel giorno veramente degli occhiali o delle borse pessime. Mi è piaciuto tutto, anche la maschera. Maschera viso che io ho dall'anno scorso. Sì, forse pure più di un anno, non mai, mai, non, che non avevo mai, 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 mai utilizzato. E quindi ho detto questo è il momento, anche perché poi i prodotti scadono, eccetera, molti prodotti hanno la scadenza sotto, quindi volevo, era chiusa, sigillata, però volevo comunque provarla e utilizzarla. E devo dire che mi sono, come prime volte, mi sono piaciuti tanto. Poi ovviamente io vi farò un video di magari i prodotti preferiti del periodo, eccetera, o prodotti utilizzati col tempo e ve ne parlerò più nello specifico. Ditemi se questi video vi piacciono così molto cotto e mangiato. A me mi piace farli, li trovo divertenti, mi diverto a fare video, a passare del tempo insieme a voi, quindi fatemi sapere. Mi sta facendo male il braccio, quindi inizio a tremolare. Quindi raga, da super struccata da inizio a fine video, io vi saluto, vi mando un grosso bacio. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, commentatemi, per me le interazioni sono la vita. Senza interazioni è inutile fare i video per me. E nulla raga, io vi mando un grosso bacio, fatemi sapere che cosa ne pensate. Buona settimana, una sereni giorni e un bacio grande, ciao!